fuori, esci! Vai per se stesso. Sei parlato che hai rubato gli atti, chi? Adesso che si stupi, chi? Vai a un fracasso mio, dove vai? Ma non è anche di nuda. Non sei di nuda, chi? Ma comunque la roba l'hanno furata, perché c'è entrato della gente, chi c'ha boldetto e nessuno si presenta. Ma come te mai? Non hai sentito nuda? Inteso, sì, è giunto un fracasso mio, che te la so che c'è, niente pure l'arte, chi? Spagliamo, chi? E ci sono a circa, alla svelta allora, subito, dai! Non la dai, la cara, al bebè. Comunque, qui c'è una cosa per me. Furi, andiamo a vedere. Dai, spagliamo. Accidente, ho fatto tutti i tracci. Beh, Cioni, ci fermiamo i Mucchici, per notte i Mucchici stanotte. Tu Antonio, andiamo a chiamare i carabinieri. Forza Cioni, siete finni. Buongiorno. Salve brigadiere. Qui di notte hanno rubato delle vacche e abbiamo perso le tracce, ora bisogna provarle. Bene, bene, allora muoviamoci soltanto. Da questa parte andiamo, andiamo! Ogni anno, a Berchideddu, si ripete un singolare appuntamento per la costituzione della Compagnia dei Barracelli. Tutti gli uomini validi del paese accorrono alla presenza delle autorità locali per rinnovare, con una cerimonia di non molte pretese, il loro impegno di tutelare il bestiame della comunità dai furti e dai danneggiamenti. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico bene.
Barraccelli di Berchideddu, ripetete con me, giuro! Giuro! I 60 di Berchideddu non ricevono alcun compenso per la loro civile opera di volontariato, per il loro sacrificio. Si impegnano anzi, con delle cambiali in bianco che rilasciano nelle mani del sindaco, a risarcire i proprietari di bestiame degli eventuali danni provocati da abigeati. Compito dei Barracelli, spesso in appoggio all'azione svolta dai carabinieri, è quello di controllare i bollettini anagrafici del bestiame che ogni allevatore o pastore ha l'obbligo di esibire. La Sardegna, infatti, è l'unica regione italiana dove gli animali da allevamento sono iscritti ad uno speciale ufficio anagrafico che registra le nascite e le morti. In Sardegna non vi sono soltanto allevamenti di pecore, bensì abbondano anche quelli di bovini e suini. Le marchiature variano a seconda del tipo di bestiame e sia i Barracelli che i carabinieri sono dei veri specialisti nel controllare i complicati segni di riconoscimento. Durante l'anno i Barracelli si avvicendano in turni periodici che assicurano una costante azione di sorveglianza. Tutti i giorni, al tramonto, quelli di turno vengono depositati due a due nei posti strategici, lungo i fiumi, nei passaggi obbligati, sulle postazioni di montagna. Sono compagni, la notte, il fucile sempre pronto, l'ignoto, un impegno d'onore.